In Australia? De bellina l'Australia, de con quei cangurini, no? I Red Rock, bellina, de un po' noiosa però, no? Cioè, voglio dire, te tu va là, c'è sempre il sole, sempre bel tempo, l'inquinamento un certo, carini, cordiali, no? Gli alberelli, due palle. E poi tutti che lavorano, cioè te un tuffo in tempo, arriva là, tu scendi dal volo, posi i trolley e zac, tu trovi lavoro. In Italia invece ti danno tutto il tempo, tu stai a casa, tu ti riposi, tu vedi il paesaggio, là non c'è manco il tempo di vedere il posto. E poi, non lo so, te che tu vuoi fare? Il ricercatore. E te lo trovo io il lavoro, io ho un zio. Sì, Nando si chiama lui, poverino. E che fa il politico? E dice, può parlare io, certo, gli dico che tu sei mio parente. Gli dico, senti, c'è Paolino, te, tuppi, 20.000 euro in mese. Poi tu c'hai cellulari, viaggi, treno, aereo, le cliniche, non lo so, la manicure, tutto gratis. Ci parlo io, tranquillo. E comunque qua in Italia si sta bene, via. In Italia ti vogliono bene, ti coccolano, si preoccupano per te pure, no? Per esempio, tu vai in banca, no? Tu vai in banca, tu fai, senti banca, io voglio 1.000 euro dai miei conto. E loro ti dicono no, no, no perché? Perché vogliono sapere che tu ci fai questi 1.000 euro, dove tu li metti. Si preoccupano per te, Paolino, sì. Metti caso che te tu li butti via sti 1.000 euro, no? No, e vedi qua in Italia tutti si preoccupano per te, sì, ti coccolano, non lo so, io non partirei, Paolino. Ci stai? Parlo con mio zio, eh? Dai, grande, fatta, Paolino. Ciao, Paolino.